Bentrovati, bentrovate. Sono molto lieto di essere con voi genitori e ringrazio pertanto per l'invito che ho accolto con molto piacere il vicepresidente della Fondazione Franchi Giulio Luzzi. Desidero anzitutto per educazione presentarmi a voi e scusarmi per non essere in presenza con voi per i numerosi impegni didattici, insomma di docenza, che mi tengono impegnato ad alcuni chilometri da voi. Io mi chiamo Andrea Cartotto, sono un docente ed esperto di nuove tecnologie e curo, come tutore docente, appunto, i progetti, di classe 2.0 della Fondazione Franchi in Regione Liguria. Ho anche l'onore, ed il privilegio, in qualche maniera, di essere tra i pochi membri del Registro internazionale dei formatori per la didattica innovativa e uno tra i pochi educational designer certificati, in Italia. Questo semplicemente per raccontare, al di là assolutamente delle credenziali, che io desidero portarvi un racconto, di vita professionale vissuta, quindi di portarvi e condividere con voi semplicemente la mia esperienza. All'interno del progetto, come certamente sapete e ricorderete, vi sono proprio questi momenti di formazione per voi. Voi genitori, insieme a noi docenti, siete tra i protagonisti della classe 2.0. Siete tra gli attori necessari. Gli attori necessari, ricordiamolo, sono gli studenti, i docenti, le famiglie. Così facendo andiamo a rinsaldare quello che è il patto di corresponsabilità educativa, che in realtà noi viviamo e sottoscriviamo sin dalla prima iscrizione dei nostri figli alla scuola secondaria di primo grado, la scuola media. Questo mio intervento, a che cosa mira? Mira intanto a fare con voi una chiacchierata sull'importantissimo tema dell'educazione digitale. Infatti, la classe 2.0 poi, su che cosa poggia? Ve lo mostro subito. Andrò a mostrarvi veramente pochissimi documenti, però mi fa piacere farvi capire che il progetto, di classe 2.0 non fa altro che attualizzare e far vivere ai ragazzi un'esperienza poi interpretata dal Ministero dell'Istruzione attraverso un piano articolato che si chiama Piano Nazionale Scuola Digitale e guardate come proprio a livello ministeriale siano stati messi neri su bianco 10 punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola. Questo documento che è liberamente scaricabile facendo una ricerca su Google. Perché è necessario e ci aiuta a capire in che direzione stiamo andando? Perché anche il Ministero dell'Istruzione comprende come la scelta di accostare il digitale alla didattica tradizionale sia una scelta quanto mai necessaria. Come vedete, 10 punti per l'uso dei dispositivi mobili a scuola. Io prendo a modello semplicemente, i primi tre. Punto 1. Ogni novità comporta cambiamenti. Ve ne accorgerete, ve ne state accorgendo anche voi. E il cambiamento serve per fare che cosa? Per migliorare l'apprendimento dei vostri figli e delle vostre figlie. Come tende a sottolineare anche il presidente della Fondazione Franchi, andiamo ad intervenire non sulla quantità del tempo che i ragazzi dedicano allo studio, ma sulla qualità del tempo che i ragazzi dedicano allo studio. Si cerca infatti con le tecnologie digitali di andare a intervenire nel tempo, ricordiamoci che il progetto è triennale, quindi interviene sui 3 anni delle medie, proprio su che cosa? Sulla modalità di studio dei ragazzi, andandoli in qualche maniera, non ve lo nascondo, a stimolare, proprio grazie all'utilizzo del tablet, del libro digitale, delle risorse che internet e il digitale ci offrono. Al punto 2, come vediamo, lo stesso ministero va ad indicare che i cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi. Ancora al punto 3, la scuola promuove le condizioni strutturali per l'uso delle tecnologie digitali ed in questo caso quello che fa la Fondazione Franchi è andare a ricoprire il ruolo di garante, ad accompagnare la scuola in un'ideale sinergia che poi, nasce attorno naturalmente alla classe 2.0, ma è una sinergia viva con un unico fine, quello di intervenire, così come da statuto la Fondazione prevede,
sul miglioramento e sull'accompagnamento nella conoscenza e nell'uso delle tecnologie digitali a scuola. Alla luce di questo, e qui vado ad aprirvi un documento che io considero un po' come un figlio, alla luce di questo, nell'uso di internet, così come anche nell'uso del tablet e di altri dispositivi, occorre avere una patente per poterli utilizzare. Occorre, prima di condurre un ciclomotore, sapere di dover adoperare il casco e di tenerlo ben allacciato. Sotto questi auspici, tempo fa, ho avuto così il piacere di mettere nero su bianco e di creare quello che è diventato, e ne sono molto contento, un progetto nazionale di educazione civica digitale, che assolutamente condivido con voi e che gode del patrocinio della Fondazione Franti, senza dubbio, del Comitato UNICEF per la Liguria, del Club per l'UNESCO di Sanremo e quindi anche della Liguria e della più grande community che esista in Italia a Milano e che racchiude proprio i genitori, che si chiama Genitori Digitali. Come potete osservare dal titolo, ora naturalmente il mio intento non è annoiarvi o darvi nozioni, ma raccontarvi e cercare di coinvolgervi in quello che è il nostro mondo, il mondo di tutti noi. Vedrete che andremo a commentare un pochettino i principi della netiquette. Ma che cos'è questa netiquette? L'unione di due parole. Quando i ragazzi mangiano, ma anche noi adulti, non mettiamo il gomito nel piatto. Ed è per questo che rispettiamo l'etichetta. Internet, andando a prendere la sua definizione, riducendola ai minimi termini, diventa in inglese net, ed ecco che unendo le due parole andiamo ad ottenere l'etichetta, cioè il buon comportamento sulla rete. Il colore rosso del Galateo di Mister Internet è proprio il colore che identifica la versione per i ragazzi delle medie. Chiunque di voi lo desiderasse, come potete vedere in alto, può scaricare gratuitamente ed utilizzare a casa, a scuola, il Galateo di Mister Internet mediante l'indirizzo bit.ly/galateointernet, scritto esattamente come lo vedete. Ed ecco che andiamo ad imparare che non è necessario scrivere in maiuscolo, ad esempio, su internet. Anzi, il maiuscolo su internet equivale ad un urlo. Se io conosco questa breve regola ed un mio interlocutore, anche tra adulti lo facciamo, scrive in maiuscolo, la mia risposta è sì, ma non urlare. Quindi in realtà vi strappo un sorriso, ma vedete come la conoscenza sia in realtà il migliore strumento di difesa. Nessun terrorismo psicologico, nessun timore, il timore si combatte con la conoscenza. Inoltre, le immagini su internet restano per sempre. I vostri figli, ricordatelo, in realtà non avrebbero titolo per utilizzare lecitamente, e non hanno titolo per utilizzare lecitamente WhatsApp, Facebook o Instagram. E io aggiungo anche Messenger. E sapete perché? Perché WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger appartengono alla grande famiglia di Facebook e l'età minima, proprio parliamo di condizioni di legge per utilizzare questi strumenti, è quella di avere anni 16. Per cui, allora, come mai i vostri figli, ad esempio, possono utilizzare WhatsApp? Perché, facciamo un pochino di mente locale, una scheda telefonica in Italia si intende naturalmente assegnata a un cittadino italiano e comunitario maggiorenne, il numero di telefono dei ragazzi è in verità dei genitori, il telefono dunque che utilizzano i ragazzi, per quanto sia nelle loro mani, è dei genitori. Quindi occhio, e lo dico a voi, papà e mamme, lo ricordo anche ai miei allievi, lo dico anche ai colleghi, occhio perché la responsabilità è di tutti, internet è di tutti. Conseguentemente, prima di scrivere o ancor peggio, scattare una foto e condividerla, mi fermo e conto sino a 10, ma che dico anche fino a 20, perché le immagini su internet restano concretamente per sempre. E chi vi dice o eventualmente racconta che le immagini su internet possano essere rimosse e non ritrovate, mente, perché la memoria di internet è senza scadenza. Alla stessa maniera, ed ecco il bello dell'avere in classe un tablet, che il tablet diventa per i ragazzi strumento di studio, in qualche maniera li responsabilizza maggiormente. Laddove utilizzino videogames che abbiano al loro interno una chat, voi genitori che mi state ascoltando, e forse in sala ci sarà anche qualche ragazzo, se nomino Fortnite, se nomino Clash of Clans o Clash Royale, immediatamente faccio
così allargare lo sguardo. Perché? Perché in chat io parlo ad un'altra persona mediante uno pseudonimo. Per cui se io Alessio di 11 anni veri ricevo un messaggio da Boy Super 80 e la risposta che mi viene data è ciao, sì guarda, ho 11 anni anch'io e infatti risiedo in Toscana, in Emilia, in Liguria, eccetera, eccetera, dietro uno pseudonimo ci può essere qualsiasi soggetto. Allora cosa diciamo ai nostri figli? Mettiamo un lucchetto, fermiamo tutto? No, diciamo loro di non scrivere mai l'indirizzo di casa in una chat. Mai il numero di telefono, mai insulti di qualsiasi tipo, anche se sembrano lievi, anche in difesa di un messaggio ricevuto. Questi messaggi, messaggi in chat da sconosciuti, vanno semplicemente non considerati. Inoltre, Google regala notizie, ma non dice sempre la verità. Dobbiamo averlo molto chiaro questo. Ricordatevi, Google non lavora per pertinenza. Non ci dice i risultati migliori, Google lavora per popolarità, promuove nella pagina 1 ed in cima all'elenco i risultati che a suo avviso sono migliori. Alla luce di questo, vi mostro brevemente proprio un piccolo esempio di ricerca che ho prima simulato, Giuseppe Garibaldi. Ora, Garibaldi, personaggio storico noto a tutti noi, io vedete che l'ho ricercato mediante Google. Ecco, andiamo un pochettino ad osservare. Cosa controllo mediante i risultati che Google mi offre delle mie ricerche? Vado a controllare il titolo, eccolo qui. Vado a controllare l'URL, in parole povere, l'indirizzo esatto e unico che fa riferimento alla mia ricerca. In questo caso, Giuseppe Garibaldi è il titolo. Io vedo già da it.wikipedia.org che la notizia è tratta dall'Enciclopedia Libera. Sottotitolo è descrittivo. Giuseppe Garibaldi, bla bla, nato a Nizza, eccetera, eccetera, è stato un generale patriota, condottiero e scrittore. Tre elementi devono essere tra loro coerenti. Inoltre, ma questi ragazzi in prima ancora non lo possono sapere, fa piacere raccontarlo a voi perché la ricaduta didattica passi anche dalle famiglie. Perché voi siete importanti ed è per questo che vi invitiamo a questi incontri. È chiaro che tra, come vedete, Giuseppe Garibaldi, tratto da Wikipedia, e Garibaldi Giuseppe nell'Enciclopedia Treccani, autorevole fonte di informazione, il secondo risultato è certamente preferibile. Vi faccio sorridere. Giuseppe Garibaldi, Info Sanremo, io in realtà sono nato, diciamo, e cresciuto proprio nella città che per voi è famosa per il festival, guardate come Google associa le parole. Giuseppe Garibaldi, Info Sanremo, e vi spiego anche perché, perché a Sanremo, ad esempio, esiste un corso, ed è un corso che si chiama Garibaldi, perché Garibaldi ha dei legami in qualche misura con Sanremo, e infatti speciale rapporto con la città di Sanremo. Se voi notate, Google ha estrapolato la parola chiave Garibaldi, e me la presenta in funzione dei risultati che lui ritiene più pertinenti. Occhio ragazzi, se andate a fare qualche ricerca scolastica, è proprio qua che vi preghiamo. Controllate sempre almeno 3-4 risultati che siano coerenti tra loro. Importantissimo, non si fotografa nessuno se io non ho chiesto il permesso e se siamo i miei minori di 14 anni, io ve lo dico, dobbiamo fare una rinuncia a qualche foto. E soprattutto a voi genitori chiedo veramente un favore. Non fotografiamo sovente i nostri ragazzi, a volte magari anche quando loro non hanno piacere di essere ritratti. Perché la prima regola e il primo vero antivirus, il primo strumento che noi utilizziamo per educarli è l'esempio. Se io genitore vado a fotografarlo mentre mangia con me, a fotografarlo mentre lo porto a calcio e cosa ancora più grave, lo pubblico poi su Facebook dal mio profilo personale. Io ho appena in qualche misura messo in rete il viso di mio figlio. Ora, come vedete, non vi spavento, non è questo il mio intendimento, anzi, l'intendimento è rendervi solo più responsabili. Voglio mandare una fotografia di mio figlio ad un parente, mando eventualmente una email. Se proprio devo mandarla in privato, la mando tramite un messaggio privato di WhatsApp, non all'interno di un gruppo. Ok? Sull'email ci sarà tempo e modo naturalmente di intervenire.
i ragazzi all'interno del progetto Classe 2.0 tra le competenze digitali che abbinano alle competenze tradizionali che noi docenti cerchiamo di trasferire loro, avranno anche quella di scrivere una email. Siamo nel 2019 ed è importante tanto quanto la scrittura di una lettera su carta. Ricordate che il digitale è un meraviglioso complemento, ma le abilità restano leggere, scrivere, fare di conto ed importantissimo la competenza digitale. I social media, e io ve lo dico proprio così perché lo dico alla latina, medium è il mezzo. Media sono i mezzi al plurale, non voglio in questo caso inglesizzare, ma voglio proprio farvi capire che sono mezzi di comunicazione, tra cui WhatsApp, che è vero, è messaggistica, ci permette di comunicare, ma ha un'anima sociale. Il virtuale non esiste. Diciamo ai ragazzi che non esiste virtuale, ma esiste digitale. Così diamo loro una informazione che riguarda uno strumento. La vita è reale, sia mediante il tablet, che all'interno della classe, che in cortile durante la ricreazione, che facendo sport. D'accordo? Invece mi fa piacere ascoltiate queste due parole che corrispondono a due servizi, ask o discrush, questi due servizi che in qualche misura fingono o illudono i ragazzi di essere anonimi e poter scrivere cose spiacevoli ad altri, sono assolutamente né tanto poco fighi. Quindi ragazzi, se siete in sala, e per caso li utilizzate, dimenticateli, non sono importanti. Ok? E noi genitori, se vediamo al computer a casa, perché ricordiamoci che il tablet in classe è utilizzato dai ragazzi con la vigilanza dei docenti, a casa lo utilizzano ancora i ragazzi per studiare, per prendere appunti, per approfondire con un video, cioè la bellezza è lì, però questo non, come dire, fa abdicare nessuno di voi dal ruolo e dalla potestà genitoriale che compete. Ok? Però ecco che ASCO Discrush sono servizi dove possiamo buttare un occhio, laddove si vede un'icona di tale tipo, questa icona va ad essere eliminata. Inoltre, e in questa maniera cerco non solo di non dilungarmi, ma ho il piacere di raccontarvi, proprio vi dicevo la mia esperienza in classe. Occhio a quello che visiti e scarichi in particolar modo dal tablet. È assolutamente semplice prendere un virus o più in generale un malware, cioè un elemento indesiderato, su computer, tablet e smartphone. Guardate che il virus non sempre presenta un sintomo evidente, anche un rallentamento che prima non c'era, se so di aver visitato un sito inopportuno, può essere spia della presenza di un malware. Se io scarico una app didattica o un'app di svago che mi ha consigliato l'insegnante o che mi ha detto papà perché veramente la conosce, vado su Play Store, che è una fonte ufficiale, ok? Sui dispositivi Android, come per esempio i tablet che i vostri ragazzi hanno. E io soprattutto non sono mai anonimo veramente. Per cui il rischio poi in concreto di scaricare qualche cosa di inopportuno pensando di essere furbo, non solo che invece di essere furbo poi sono uno sciocco, ma che io perda invece dei dati importanti, porca miseria, a cui tenevo davvero. Ok? Inoltre, vale per i ragazzi. E lo ricordo anche a voi, è bello scegliere cosa scrivere e dire. Su nessuna piattaforma, tramite nessuna app, io vado a scrivere. I vostri figli non devono scrivere dove abitano, con chi abitano. Se si va in vacanza, insieme, allo stadio, dove vado a scuola, quanti anni ho, il numero di telefono. Ho la fortuna di incontrare la fiducia di molti ragazzi. E in classe, in occasione anche di varie lezioni che facciamo per prevenire fenomeni di cyberbullismo, mi raccontano, si siedono vicino a me e mi raccontano, guarda, guardi prof, io ho scritto, sì, insomma, mi ha detto di essere di Bala. E io, insomma, lì per lì non ho creduto che fosse il giocatore della Juve, però poi mi ha raccontato quanti scudetti la squadra ha vinto. Mi ha raccontato questo, questo e quest'altro. E io a un certo momento ho pensato che fosse lui, gli stavo per rispondere. No, questo ovviamente è un meccanismo per carpire la fiducia e questo ai ragazzi dobbiamo dirlo. Ok? Quindi le informazioni riservate non le diamo. Se c'è un dubbio, legge 71 del 2017, una legge che nero su bianco amplia e garantisce la tutela ai vostri figli in caso di molestie su internet.
Se c'è qualunque cosa che non va, e ovviamente non parliamo della classe 2.0, parliamo della vita digitale in generale, lo segnalo a papà e mamma, per fiducia, lo segnalo al mio insegnante, altrimenti passo dall'insegnante presente in ogni istituto referente per il cyberbullismo. Insomma, io cercando di non tediarvi, ecco, oltre, ma volendovi lasciare, come è mia abitudine, un bel messaggio positivo che possiate portare a casa, intanto vi ringrazio. Mi fa molto piacere ricordarvi che abbiamo parlato del Galateo di Mister Internet, che vediamo qui assolutamente intorno a noi. Mi scuserete intanto se si è aperta la finestra dei materiali che vi sto mostrando. Il Galateo di Mister Internet è quanto vi ho letto, ma soprattutto il punto 10. Ah, e questa è la mascotte, Mister Internet, realizzata dal disegnatore Fabrizio Lorenzelli. Punto 10 è proprio ciò con cui vi saluto, augurandovi un buon ascolto ed un buon proseguimento del pomeriggio e buona classe 2.0 ai ragazzi. Siamo felici di dare loro la mano ad accompagnarli in questo cammino. Ricordate, ricordiamoci, Internet siamo noi, Internet sei tu ed è fantastico. Internet non conosce il bene o il male. Il bene o il male dipende dall'uso che noi andiamo a fare di esso. Offre conoscenza. Ci fa scoprire il mondo, ci regala anche delle emozioni, ma solo se siamo davvero protagonista consapevole. E se siamo protagonisti consapevoli tutti noi. Ancora grazie. Un caro saluto sempre da Andrea Cartotto, un saluto alle famiglie, ai docenti del vostro istituto, ai colleghi della Fondazione Franchi. Certo che sarà davvero un cammino che affrontiamo insieme. Con il sorriso. Buona serata e a presto!